No one can take this away. Should it all fall down, I'll treasure each day. They say è tutto pronto per questo match valido per la Premier League. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. In campo oggi per questo attesissimo match Liverpool e Norwich. Fino a questo momento la difesa del Liverpool è la migliore dell'intero torneo. Se è vero che le squadre vincenti si costruiscono partendo da una difesa, che loro sono a buon punto per avere pochi gol nel calcio, è fondamentale per vincere. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Scelgono di giocarsi a viso aperto, vanno in campo tre giocatori d'attacco, di cui due in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, è sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Ecco come si schierano gli ospiti. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Thank you, Anthony. Enjoy the match. Il match verrà diretto da Craig Pawson. Tutto pronto, si parte. Calabria. Occhio, cerca l'area di rigore. E l'arbitro deve già interrompere il gioco. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Palla vagante adesso. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Coutinho. Riconquista il pallone. Questa prova a far partire il tiro, portiere che si allunga e sventa la minaccia. Si ripartirà con il corner. Corner battuto in mezzo, angolo calciato davvero male, palla che non raggiunge i saltatori. Parte il tiro, Mignolet, super qui. Pallone che finisce in angolo. Palla verso il centro dell'area, calcio d'angolo troppo sul portiere, facile qui l'intervento. Buono il recupero, possono ricominciare. C'è spazio per andare. Avanza, palla al piede. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Cerca il pallone lungo su Coutinho. La mette in mezzo. Non è ancora in gioco, pericolo. È arrivato il fischio dell'arbitro, sarà punizione contro i Reds del Liverpool. L'arbitro tira fuori il giallo, dunque ammonisce l'attaccante. Devono fare attenzione ora, è la loro punta di diamante, non possono permettersi di farne a meno. Anderson.
Matip, Lallana, Klein, ha spazio per... e c'è il tiro, pericolo, palla in gioco, la difesa alla meglio e allontana il pallone, può andare al cross, cut è marcato bene qui, difficile trovare spazio. Si avvicina all'area, c'è spazio per Coutinho, possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Rabiot, c'è l'avanzata del giocatore, occhio a questo lancio, hanno sciupato l'occasione del vantaggio, male qui l'attaccante, male, da lì doveva segnare un gol che gli avrebbe dato fiducia oltre a sbloccare il risultato. Calabria, Tetti, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. C'è spazio per Coutinho sulla fascia laterale. Coutinho! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ha superato il portiere lasciando partire un bolide che ha gonfiato la rete vicino al pallo di destra. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione. Si ricomincia con il Liverpool che conduce la gara. Number 10, Coutinho. Guadagna metri verso l'area. Ottima lettura difensiva. Ecco Coutinho. Rabiot! Pericolo, Coutinho! Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Bella per carità la conclusione dell'attaccante, ma ci sono le responsabilità del portiere che non ha coperto la porta. Pierluigi ha ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scelta. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Goal for Liverpool, number 10, Coutinho. Buono il dive by. Passaggio intercettato. Occhio, cerca l'area di rigore. Va con il possesso palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Kane. Va profondo Kane. Senza problemi qui il portiere. Intercettano bene il pallone. C'è spazio per andare. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Palla recuperata, azione interrotta. Duello tutto di forza. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Punta l'area.
C'era molta attesa per Coutinho, oggi il brasiliano si sta dimostrando, almeno per ora, all'altezza delle aspettative. Si è dato molto da fare concludendo diverse volte in porta e trovando ripetutamente la via della rete. Occhio al suo movimento, Carlana ha spazio, attenzione pericolo. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. La prima frazione di gioco si è chiusa con i padroni di casa avanti. Poter contare su una difesa impenetrabile come la loro è un bel vantaggio. Se poi anche gli attaccanti sono in giornata, beh, allora... Gran palla. L'arbitro fischia, comincia il secondo tempo qui ad Anfield. C'è l'avanzata del giocatore del Liverpool. Harry Kane! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Puntuale qui il difensore nel recupero. Lo ferma ma non controlla. Buona l'intuizione qui. E il pallone finisce in gol. Esultanza che coinvolge tutta la panchina, allenatore compreso, una rete importante nell'economia del match. Incredibile, la partita si è completamente riaperta, Stefano. Stanno facendo una rimonta incredibile, ora sono soltanto a un passo dal pareggio e attraversano un grande momento. Non mi sorprenderei se sull'onda dell'entusiasmo mettessero subito dentro un altro gol. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Ci sono metri a disposizione. L'attaccante non arriva, palla fra le braccia del portiere. Attenta qui la difesa, palla allontanata. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Il corner di Henderson verso il centro. Lallana! Si ripartirà col fallo laterale per i Reds. Ecco Coutinho, la mette in mezzo con questo pallone. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Hanno spezzato bene la trama qui. Guadagna metri verso l'area. Non era neanche male l'idea, ma non è arrivato nessuno in mezzo. Si riprenderà con la rimessa laterale. Calabria. Apre bene di testa. Si avvicina all'area. Interrompono bene l'azione. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Hanley. Il City ha rotto gli indugi ufficializzando la conclusione della trattativa della quale si era così tanto parlato nei giorni scorsi. È sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. La rimette dentro. Sarà rimessa dal fondo. EA Sports vi offre la gara interna di Premier League. Occhio, cerca l'area di rigore. Cross in mezzo. Tiro curato. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Occhio al pressing.
Rabiot riesce a difendere il pallone dal pressing. Mané allontana il difensore su questo tiro. Borja Garcia, c'è campo per la ripartenza. Sarà battuto dunque un calcio. Di punizione, un cambio dettato dalla volontà del tecnico di non rischiare l'inferiorità numerica. Questo era a rischio espulsione dopo il giallo rimediato in precedenza. C'è spazio per andare, supera l'avversario. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. È stato fermato dal difensore. Ancora un quarto d'ora da giocare. Lo ferma sul più bello. La dà indietro al compagno. EA Sports vi offre la prossima gara che sarà in trasferta di questa squadra impegnata nella Premier League. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Dahlberg! Portiere che blocca senza problemi. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Punta l'area. È tutto solo. L'Allana. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, ma non deve abbattersi secondo me. Calabria. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Coutinho. Può metterla da lì. Goretzka. Attenzione, ecco il gol. È riuscito a tenere il pallone basso, l'ha spedito in fondo alla rete. Nulla da fare per il portiere. Grande conclusione ravvicinata, la grande la rete. Partivano favoriti e stanno fin qui rispettando il pronostico della vigilia. Hanno trovato anche il gol sfruttando l'ennesima occasione. E non sempre chi tira di più poi vince. È abbastanza banale questo, però aiuta. Sotto questo aspetto finora sono stati superiori ai loro avversari. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Leon Goretzka. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Tocco verticale interessante. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, respinge il pallone di pugno. Butta la porta, prova a andare, il portiere in presa sicura. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Vincono dunque il match, nonostante il possesso palla non sia stato eccezionale, ma certe volte conta poco. E quello che piace è anche la concretezza della squadra. Hanno ottenuto la vittoria, importante, davanti ai propri tifosi, possono essere davvero soddisfatti. Ancora una vittoria casalinga per questa formazione per Luigi. Oggi dietro non sono stati impeccabili come al solito, ma questo non è bastato agli ospiti.